Vabbè, è una partita che probabilmente Pisa non meritava di perdere, perché ha giocato anche in inferiorità numerica, comunque giocando sempre a pallone. Allora, siccome l'iPhone ha sempre dimostrato di essere, insomma, comunque una persona che guarda sia il bicchiere mezzo pieno che quello mezzo vuoto, mi chiedo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato oggi. Ma ti dico, ho visto veramente una grande squadra oggi, una squadra che ha iniziato male, dove degli episodi e degli errori anche abbastanza gravi ci hanno portato a essere sotto di un gol e sotto di un uomo, con una partita che sembrava difficilissima da poter recuperare. E invece, paradossalmente, in 10 abbiamo cominciato a giocare, abbiamo cominciato ad avere il coraggio, la pazienza e la forza di mettere sotto una squadra anche con un uomo in più come il Parma. E individualmente avete visto bene che tipo di giocatori ha il Parma, quindi nonostante questo eravamo riusciti a pareggiarla, a raggiungere anche la parità numerica, e perderla in questo modo dispiace, però ci sono stati degli errori che vanno migliorati, non la perdi per caso, perché comunque sia hai fatto degli errori evitabili. È un peccato, perché al 94esimo, dopo tutto quello sforzo che abbiamo fatto, perdere una partita così è veramente un peccato. Mi dispiace per i ragazzi, perché meritavano di andare a casa almeno perlomeno con un punto. Possiamo dire, infatti, le due reti subite sono state anche errori dei singoli. Penso ovviamente nel finale, forse anche quell'errore di Jureschi potrebbe aver innescato, insomma, cioè decisiva di fatto. Sì, ma probabilmente qui non accogliamo la colpa a nessuno, però a livello di difesa individuale, tecnica, tattica, individuale, difensiva, in quel caso è ovvio che ci poteva stare che lo accompagni, era di spalle, però fa parte di un percorso di crescita, come magari possiamo sbagliare dei passaggi o delle situazioni di gioco, si possono sbagliare anche situazioni magari difensive, e le dobbiamo valutare e migliorare, perché è un aspetto della partita fondamentale. Un'altra domanda per quanto mi riguarda: Mlakar, appena arrivato, subito buttato nella mischia anche per l'emergenza che c'era. Ecco, com'è stato l'impatto del ragazzo, come si è messo a disposizione? Molto bene, si è allenato un giorno dove abbiamo fatto poco e niente, un ragazzo che si è messo a disposizione, che ci ha dato disponibilità di giocare subito, nonostante appunto non ha fatto neanche un allenamento. Io credo che oggi abbia fatto una grossa partita e ci ha dato una grossa mano. Buonasera mister, ti chiedo, hai detto secondo me una cosa importante nel momento più difficile, che era quello dopo l'espulsione. Lì si è visto, oltre anche alle geometrie, si è visto anche il carattere di questa squadra, secondo me. E ti chiamo anche una cosa su D'Alessandro, che nel secondo tempo a un certo punto ha fatto davvero la differenza, secondo il mio punto di vista. Cosa ne pensa anche della sua prestazione? Sì, no, credo che in un momento complicato paradossalmente ci siamo sciolti. Questo va analizzato, perché è più facile giocare in 11 contro 11 che 11 contro 10. Quindi se vedi che arrivi a delle difficoltà e devi dare qualcosa in più. Però il nostro qualcosa in più lì era iniziare a giocare, iniziare a capire la situazione di gioco, a gestire la partita, e ci siamo riusciti, secondo me, in maniera molto molto importante dal trentesimo del primo tempo fino alla fine. D'Alessandro è un giocatore importante per noi, ci ha dato una grossa mano da quel punto di vista, perché davanti ci serviva un po' di gamba per attaccare lo spazio, e ha fatto sicuramente una buona gara come gli altri. Sull'attenzione dicevi, soprattutto l'attenzione difensiva, qual è la cosa che ti ha fatto forse più arrabbiare nel secondo gol? Penso magari si poteva gestire un pochino meglio, no? Sì, era una situazione abbastanza facile, lui era quasi di spalle, eravamo messi bene dietro, e dopo sai, quel dribbling, quella scivolata ti ha portato a far uscire Veloso, dopo ne deve uscire un altro, e poi in aria si è messo peggio, e quindi quella era una situazione di gioco dove magari se lo accompagnavamo non erano pericolosi. Ti ribadisco il fatto che davanti avevamo una squadra che davanti, soprattutto nel reparto offensivo, ha dei giocatori che
che sono veramente importanti per questa categoria. Ora questo percorso di crescita a livello di gioco va anche a scontrarsi con la prossima partita con il Modena. Cosa ti aspetti? Ti aspetti anche di recuperare qualcuno? Comunque, insomma, la squadra che hai, al di là del netto delle difficoltà, mi sembra che ha dimostrato di essere competitiva al netto delle due partite. Giochiamo con, a detta di tutti, la squadra candidata a vincere il campionato, no? E io ho visto una squadra che se l'è giocata alla pari, anzi se l'è giocata con qualcosa in più. Poi individualmente loro hanno qualcosa che, se messi nelle condizioni, ti possono far male. Quindi io vado a casa soddisfatto della partita, consapevole di alcuni errori che vanno evitati in maniera veloce, e soprattutto con il dispiacere, perché una squadra del genere meritava di andare a casa con un punto, sai? Al 94esimo la partita era quasi finita, l'avamo recuperata, mi è sembrato come se c'era la voglia di volerla vincere più che di portare a casa un pareggio, e magari anche quello è un aspetto da valutare. Bello, perché è bello, però in quel momento, sai, eravamo anche un po' sbilanciati, avevamo messo Lisandro, avevamo messo Masucci, Valotti faceva il mediano, Marini era dovuto uscire, quindi era una squadra già molto offensiva. In quel momento si poteva pensare magari di portare a casa il pareggio, magari abbassandosi un pochettino, ma io voglio vedere sempre una squadra coraggiosa e che prova a vincere alla fine. Sì, l'ultimissima, sono due parole per l'infortunio di Tramoni, e poi giusto per capire esattamente dal bollettino medico, magari Touré più o meno come sta il ragazzo. Sì, dispiace per Matteo, perché è un ragazzo che si era messo a disposizione nelle condizioni di voler fare qualcosa di importante, ci stava riuscendo, ha fatto un precampionato importante, ha fatto la prima giornata facendo gol e facendo una grande partita, e un infortunio del genere veramente non ci voleva, al di là del numero dei calciatori, degli infortunati, non ci voleva proprio per il ragazzo, perché era un momento di crescita veramente veramente importante. E no, gli infortunati, ragazzi, che vi devo dire, oggi erano in 10, giochiamo ogni 3 giorni, non so chi recuperiamo, ti dico la verità.